Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono in compagnia di Gaia, che anche lei ha un canale YouTube. Sì, mi trovate come Gaia Waldorf qui su YouTube e avrò tutti i link, immagino, esatto, che li lascerai qua. Li lascio sotto o sopra se ci riesco. E niente, ora andremo a ricreare questo trucco. Sì, oggi abbiamo deciso di scambiarci i nostri prodotti preferiti del periodo. Esatto. E di andare a realizzare due trucchi insoliti. Lei, come vedete, è molto basic, io un po' più eccessivo, che sono esattamente il contrario delle nostre personalità. Esatto. E quindi dopo vi ricordo intanto di andare anche sul suo canale, perché uscirà un video dove vi parliamo dei nostri preferiti, ognuno dei suoi. E niente, le ultime due cose che non dico mai, che bisogna sempre dire. Iscrivetevi al canale e se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like qua sotto, anzi se vi piacerà. Perché noi stiamo registrando l'intro dopo aver fatto il video, quindi esatto. Sono alquanto confusa. Infatti le mie intro di solito sono da struccata. È difficilissimo fare l'intro una volta che tu sai già come è andato il video, però non potevamo presentarci. E, niente, io ti ringrazio per essere venuta nel mio canale a trovarmi. Sei stata molto gentile ad avermi invitato sul tuo canale e sono felice di invitarti presto sul mio. Quindi, okay. Quindi vi lasciamo al video. Allora, adesso iniziamo subito col trucco. Abbiamo già fatto le nostre basi, perché ovviamente dobbiamo scambiarci i nostri prodotti preferiti. Il fatto è che io sono un po' più scura, quindi un bel po'. Quindi sarebbe venuta una roba assurda, tipo un cadavere con il collo marrone, quindi forse era meglio evitare. E iniziamo subito a truccarci. Io parto dagli occhi. Ok, tu parti dagli occhi, non dalla cipria? No, di solito no. Ok, va bene. Però abbiamo già fatto le basi. Esatto. Quindi dai, partiamo dalla cipria. Io uso il borotalco per la prima volta. Esatto, perché insolitamente, come i miei iscritti sanno, ma voi no, io utilizzo il borotalco al posto della cipria, che è il componente basico all'interno delle ciprie. E quindi oggi lei lo proverà per la prima volta. C'ho l'ansia. E tu invece? Invece io vado ad utilizzare questa tua cipria di Bella Oggi Italia. Ed è la Fix Me Powder, cipria fissativa effetto opacizzante. E nulla, parliamo un po' mentre ci trucchiamo. Dai. Allora, la domanda più basic che si possa fare in un video di YouTube è: perché l'hai aperto un canale YouTube? Come io ho aperto il canale YouTube? Allora, sicuramente è stata tanto la spinta degli amici e delle amiche, che per anni mi hanno detto: ah, ma tu dovresti aprire un canale YouTube, passi la tua vita a farci tutorial su come fare cose. E io, vabbè, ci stava. All'inizio era un gioco, era un'idea di portare un po' di me all'interno del mondo, non sentirmi proprio... A dirlo, diciamo, solo alle tue amiche, volevi condividere con esatto. persone esatto. le tue idee riguardo mio, a cose. Esatto, il mio ideale riguardo a make-up, riguardo inizialmente al make-up, adesso come ben sai si è un po' sviluppato sul mio canale, parliamo un po' più di altro. E invece tu? Io invece ho aperto un canale perché in realtà erano tipo 5 anni che io dicevo adesso apro un canale, poi dicevo no, però ho un telefono terribile, non posso fare video, quindi cosa lo apro a fare? Poi dicevo non ho le luci, non posso, ho detto vabbè, poi ovviamente i miei soldi erano molto meno non lavorando, quindi dicevo sì, una volta che faccio vedere le 5 cose che ho, cosa faccio? Cioè, non ho più niente da fare. E nell'ultimo periodo invece ho detto... Lo faccio, basta, mi sono tolta un po' di ansie perché comunque... Sì, anche perché la tua makeup collection è infinita ormai. Sì, esatto. E anche lì all'inizio ero un po' titubante, soprattutto perché io esco in una compagnia principalmente fatta di maschi e quindi sì. Sapevo cosa sarebbe successo. Poi, apri un canale YouTube, che cosa devi far vedere? Invece poi ho detto, cioè, cosa me ne frega? E invece sì, infatti. I miei amici mi hanno supportato un sacco e non me lo sarei mai aspettato. Ho visto, hai ricevuto più supporto quasi tu di quanto ne abbia supportato io dalle mie amiche. Esatto, sì. No, un sacco, cioè anche tutti i miei amici maschi comunque davvero, boh, sono rimasta stracontenta e adesso sono super felice di averlo fatto, mi sono tolta le mie ansie. E posso condividere quello che anch'io alla fine condividevo con le mie amiche. Cioè, esatto, le cose che condividi solo con le amiche, poi le puoi condividere anche con qualcun altro. YouTube è bello per questa proprio concezione della condivisione. Sì. A me piace tanto. E soprattutto, cioè, io guardavo un sacco di video e ho imparato a fare un sacco di cose dai video delle altre. Quindi mi sembrava anche brutto dire, vabbè, ma quello che faccio io perché non lo devo far sapere quello sicuramente, esatto. Quello che penso anch'io,
grazie alla condivisione di bravissime influencer, bravissime youtuber, partendo da Clio anni fa. Clio è stata la prima. Adesso. E ora intanto passiamo. Passiamo al prossimo step. Io di solito il prossimo step è la terra. Ok, allora tu invece... il tuo è gli occhi. No, vabbè, dai, passiamo agli occhi. Proviamo a passare gli occhi. Io non è una cosa che faccio perché di solito io gli occhi non li trucco, quindi oggi facciamo questo. È vero? Perché oggi, ovviamente, se non la seguite, andatela a seguire. Lei fa trucchi molto più naturali, quindi non c'è quasi mai rosso, blu, verdi, cose strane non ci sono. E si è ritrovata la mia palette di Kat Von D. Però gli ho dato anche un'opzione Nabla per rimanere un po' più sul tranquillo. Sì, la Poison Garden di Nabla, che avevo già sentito molto discutere su YouTube. E io personalmente la trovo molto carina, a me piacciono i colori. Scopriremo oggi la verità sulla loro polverosità, visto che è questa la cosa su cui più hanno discusso tutti. Se è davvero polverosa, tu come ci trovi? Ti ci trovi polverosa? Oddio. Cioè... non è molto polverosa, secondo me. È meno polverosa quella di Kat, però anche lì, a seconda dell'ombretto. Cioè, che in questo colori... caso è la fetish, scusate. Io l'adoro, è tipo è bellissima, è davvero bellissima. Soprattutto il rosso. Invece tu, avendo le mie palette soavi... ho preso quella di NYX, che è la Los Angeles. Esatto, che è viso e occhi. E sarebbe anche labbra, però la tinta labbra più o meno finita. Ci siamo. La tinta labbra che poi vado a usare è questa comunque di esatto, il colore più o meno è lui. Tema. E insieme però, io non ce la faccio rimanere troppo sobria, ho preso, se riesco a aprirla anch'io, la Perfect Filter di NYX, sempre. Ha un numero? Sì, la 03. Come primer... occhi. Tu usi il mio. Il tuo di Burberry. Esatto. Questo qua, che sta sparaflesciando il tappo, poverino. Quindi ve lo faccio vedere così. Sì, sparaflescia tantissimo. No, secondo me no. Dovresti tenerlo qui. 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 Ok. E qua. Ok, non siamo con le mie luci, quindi non siamo esatto. Abbiamo una luce molto diversa da quelle che Carlotta ha di solito, forse. Esatto. Io ho softbox. Ok. Sì, questo invece è una ring. E quindi è più forte. E tu invece? E io invece ho questo primer occhi di Catrice, Prime and Fine. Allora, in tutto ciò in realtà io e lei non ci siamo mai viste dal vivo, penso. No, ci siamo viste dal vivo due tre volte, esatto, sì, parlate, no. Abitiamo nella stessa zona e abbiamo tutti e due un canale YouTube, quindi abbiamo detto perché no. Esatto. Facciamo un video insieme. Poi vabbè, qualche conoscenza ce l'avevamo in comune, nel senso che non è che dal nulla... ciao! E ciao! Chi sei? Cioè io già la conoscevo, già la seguivo sia su Instagram che su anch'io ti seguivo sui social. E ora andrei a scurire appunto la coda dell'occhio. Nella piega dell'occhio esterna. Anch'io farei lo stesso lavoro con Knoti. Knotty. Penso di sì. È scritto in ebraico effettivamente, però... esatto. E io invece vado a usare sia questo marroncino qua che quello sopra. Ok, fai un mix. Un po' insieme, sì. Yeah. Tra l'altro, ci si è rese conto anche forse un po' dei motivi per cui ci trucchiamo in modo molto diverso. Perché abbiamo due occhi completamente diversi. Infatti io guardandomi in telecamera già adesso mi sento una pazza. Ma non importa. Cioè a me rimane quasi tutto sulla palpebra, avendo la palpebra abnorme. Invece avendo una palpebra piccola, soprattutto molto retrattile, non si vede niente nel momento in cui ho gli occhi aperti, vedete solo una riga marrone. Tutti gli altri colori spariscono. Ma in tutto ciò, tu hai studiato trucco quindi anche? Io ho fatto trucco a scuola, ho fatto 2 anni all'interno dell'Accademia di acconciatura di make-up per quanto riguarda trucco eventi, trucco spose e un po' di trucco artistico, okay. Però nulla a livelli di... alti, diciamo, di cose più strane. Sì, tipo... la cosa più strana che ho utilizzato, ad esempio, è il cerone, quindi non ho fatto costruzioni facciali, cose. Tornando alle domande strane, cose. Qual è una delle tue youtuber barra influencer preferite? Cioè, preferite, no, alt. Che segui di più in questo momento? Che in questo periodo? Più in questo momento? Preferite un po' Ralone. Allora, io seguo tanto Melissa Tani.
Ah, la padovana anch'io, perché è padovana come me. No, io perché adoro un sacco come si trucca, cioè veramente tanto. E poi in realtà, cioè, seguo anche Basic Gaia, che mi piace un sacco. La ragazza di Shade, Sì, giusto? Sì, sì, sì. anche lei mi piace molto. Poi, la loro la palette che ha creato lei in collaborazione con quella nuova azienda iconica. Ah, quella che ho fatto con Quella tutti gli palette mi hanno detto tutti, youtuber. esatto, tutti più o meno, una buona parte. Però c'è dentro tipo anche Gaia Visco Girardi, che anche lei seguo, Dimti, che è un ragazzo adorabile. Mi piace un sacco come quella palette. E E io la Rona, volevo tu? prendere. Quando era nella versione. La prima che è uscita, la prima Ok. iconica. E ho detto, ma sì, tanto in realtà la rifaranno, invece E poi non invece non l'hanno l'hanno rifatta. rifatta. Solo che al momento mi sembra che stavo aspettando lo stipendio, molto probabilmente. Quindi poi una cosa, l'altra e quell'altra e non l'ho più ordinata. No, io l'ho provata da un'amica e la volevo prendere, però col fattore che io comunque, cioè, non mi trucco molto gli occhi. Vabbè, effettivamente va a colori un po' strani. Esatto. Io adesso andrei a mettere. No, magari prendo un pennellino così, piatto. Questo colore super mega sbrilluccicoso, che praticamente le tue palette sono tutte molto sbrilluccicose. Sì, quello è un color tipo rame oro. No, allora Comunque. scusatemi, io vorrei dire a tutte le persone che sono lamentate di questa palette che se il blu fa cagare è il colore meno importante. A voi perché mi dovete truccare di blu? Cioè, nel senso, tutti i trucchi di blu, lo so perché, però, cioè, con tutti i colori belli che ci sono in questa palette, proprio il blu che è quello che vi dà più problemi, sarà un po' polveroso, Beh, oddio, più che altro fa sì, non fatica a scrivere. scrive. No, allora, con un primer scrive perché io Ok. l'ho usato. È un po' puffoso. Però comunque io, boh, Ma tutte gli le altri palette tranne il colori. blu fanno fatica, anche quella di Katta dentro il blu e fa fatica. Sì, anche quella di Sephora fa Fa fatica, fatica. fa macchia, devi metterci Ma. tanto. Cioè, questo colore, cioè Fabric che io ho appena utilizzato, è la vita. Cioè, io non ho mai trovato un colore così pigmentato. E. Cavoli! È È bella questa palette. bellissima! Non so perché, boh. Grazie per avermela fatta provare, sarà nei prossimi. Acquisti. Esatto. Tra l'altro, io non mi sono ancora accertata di questa cosa, però comunque la dico. Dillo, Da che domani la quello che ho tagliamo. capito, nelle profumerie Esser Bella, che dovrebbero essere quelle all'interno degli S Lunga, se non sbaglio, perché è quello, si chiama Esser Bella, Oddio, vendono Nabla. Ah, Nabla ok. Aveva sicuro il c'hai da sito. Italy. Ok. La troviamo, prima la trovavamo solo sul sito. Adesso recentemente l'hanno messa in alcune profumerie, però io non ho ancora capito i quali. Ne Allora, se ho andate su sempre solo comprato dal Instagram, sito. no, se cerchi. Allora, vabbè, Italy ce l'ha da sempre, io non so perché nessuno ne abbia mai parlato. Perché io andavo da Italy a cercare Nabla a provare le cose. Perché comunque essendo un negozio, non so, per chi non è di Milano se lo conosce, comunque una specie di mini Tu dove lo trovi qua in zona? supermercato. Brianza? Italy? No, Sì. è solo a Milano. Ah, ok, È perfetto. quello alla fine di Corso Como. Ok. Ok, io vado a scurire solo la fine con questo qui. Ok, vai a intensificare ancora un po'. Sì. Vado ad utilizzare la parte cicciottina del pennello di Naked, mentre dalla palette di Nabla faccio un mix tra Adoration e Rosita, che sono questi due colori super shimmer. E. Guarda, io posso consigliarti una cosa. Sì. Prova prima Adoration da solo, perché è una Ok. cosa fuori dal. Non è bianco. Non vedo che c'è riflessi azzurri e È rosa. Così trasparente. non abbiamo Ah, stacchi io sto andando strani. al centro dell'occhio con questo qua, che dovrebbe essere un illuminante, però penso. Sì, è un Ecco, illuminante, quindi puoi andare io me lo metto al centro tranquillamente. Sì. dell'occhio. Stai Quindi, perfetto. rispettando le Sto rispettando tutte le regole, qualcun altro meno, perché è andato su colorini un po' più regole. No, dai, adesso farò una cosa tranquilli. extra. Stavo pensando di rendere un po' più extra questo make-up. E con Opera. Wow! Con Opera. Con quello è Dalla tipo uno dei miei colori preferiti di tutta la palette di palette. Poison Garden. Che questo si vede che è uno dei tuoi preferiti perché è anche il più utilizzato. Vado a intensificare l'esterno dell'occhio. Quindi qui. Invece nella parte sotto dell'occhio faccio una cosa che mi dimentico sempre di Ciao fare, ma Paola. No, oggi, dato che lei è più lenta di me, c'ho tempo. più che altro che mi stai facendo fare un circo che io non facevo da.
vado a mettere, no, forse questo qua sotto, e lo vado a mettere nella rima inferiore dell'occhio. Quindi con un pennellino piccolo faccio un mix tra Opera e Berry Bite, che ha questo fucsia ciliegia bellissimo, assicuro. Allora, mentre Gaia sistema tutta la sua roba, La che è la tua mia roba roba, è allora infinita. andiamo a finire gli occhi a telecamera spenta o off camera, se vogliamo fare Esatto, un po' più. le serie. La facciamo off camera perché la Gaia, lei è capace e vorrei fare un applauso perché io non so fare queste cose, quindi andiamo a utilizzare. L'eyeliner, le ciglia finte e vabbè, la matita nera io la metto all'interno No, dell'occhio. io no, più che altro perché mi fa solo lacrimare gli occhi. Ah, ok. E il E il mascara. mascara. Cosa utilizziamo? Ok, allora facciamo vedere tutto. Io uso questo mascara di Vage, si chiama, Sì, è di Divas, è che non l'XXL l'ho 100% mai. Wow Effect. Il mio invece è questo qui di Debbie, Volume Experience, Extra Curling, Extra Volume, Extra Lashes. Vedremo se Mi tutte queste piace comunque come promesse. su questo canale ci sia per la prima volta un po' di inglese, perché il mio io No, taglio anche il mio l'inglese. inglese è pessimo, però in realtà mi ci sto impegnando A tantissimo a impararlo? Io impararlo. vorrei Sto impegnarmi. facendo la ragazza serie, guardo le serie TV su Netflix in In inglese con i inglese? sottotitoli. No, non ce la posso fare. Sto facendo la brava. Esatto. Poi l'eyeliner è lo stesso che è quello di Tatte. Mascara e eyeliner Eyeliner messo. fatto. Io ho Sì. Io messo anche la matita nera non ho sotto. messo la matita nera, ma ho fatto una riga di eyeliner molto grande. È strano ovviamente perché il mio occhio è strano e la riga di eyeliner è strana come il mio occhio. E poi, quant'è che era che non facevi l'eyeliner Da praticamente? quant'era che non mettevo un eyeliner? Un annetto e mezzo. Ecco, io L'ultima volta sì. l'ho fatto per un video sul canale circa un anno fa. Ah, ottimo. No, io sempre. Vabbè, ho fatto la mia solita codina. Anch'io, avendo gli occhi diversi, questo rimane più alto di eyeliner e questo più basso, perché sennò a Ah occhio sì. aperto sembrano storti. E così a occhio chiuso sembrano storti e lo sono, però almeno compenso. Esatto, anche me la stessa cosa, quello di qua deve essere un pochino più grande perché sennò quando ho gli occhi aperti sembrano diversi. E come mascara? Allora, a me piace, però è diverso dal mio, perché io Sono cerco completamente una roba diversi. molto più allungante, avendo già tante ciglia. Mi basta che mi allunghi un po' e per me sono a posto, mi piace l'effetto ed è tanto tanto nero. Questo invece me le volumizza praticamente, me ne fa di più. Quindi è un effetto un po' diverso. Completamente diverso, infatti io Esatto. che ho utilizzato il tuo che è allungante mi sono sentita molto strana perché sono abituata di solito all'effetto Volumi. volume perché io non ho tante ciglia e quindi Tendi a sì, volumizzare. esatto, tendo di solito a volumizzare, lo preferisco. E Mi sento niente. stranissima. Quindi ora ciglia. Sì, andiamo ad applicare le ciglia finte e poi torniamo subito da voi. Ok, ciglia finte messe. Mi sventolo. Ti sventoli. E passiamo alla base. Sì, finiamo la base, quindi contouring. Che io faccio pochissimo, lo sapete che. Anche perché guarda che si vede anche direttamente nella videocamera qua. Io Ce l'hai già. sono già scavata, io ce l'ho naturale. Dio mi ha Esatto. aiutato. Però io andrò a utilizzare il tuo contour palette, lo stesso, anche se, boh, non lo so, non l'ho mai utilizzata. Questa è di Pupa ed è Stupenda. una contour palette molto scura, Perché è quindi. quella che io uso al mare, che è l'unico momento in cui faccio il contouring. Non chiedermi Ok, perché, ma al mare faccio sempre il io contouring. con la mia palette. No, dai, non è così scura. Pensavo peggio. Io invece uso queste due, la California e la Hoola. Ok, vabbè, molto comunque leggero Sì, come infatti. contour. E poi è burrosissimo il prodotto. Oh, mi piace. Mi ispira perché appunto non è. Cioè, quella di Pupa è bella ma scrive tanto, non so se ti sei reso conto che scrivo un po' Sì, tanto. scrive moltissimo, infatti ne sto prendendo poco e sfumando un botto e questo cerchietto continua a cadermi. Ed è la seconda che compro, tra l'altro. Davvero? Sì, uguale, identica, ed è la Ti seconda. sei trovata davvero bene allora? Col Sì, d'estate è il mio colore esatto. contouring abbiamo finito, passiamo al blush. Esatto, appunto con la California io. Io non so quale devo usare tuo. Questo? Quello di Bella. Sì, l'amore della mia vita è lui. Bella oggi. Ok, Feel Glamour, fardo illuminante, effetto seta. Anche questo è tipo il terzo, il quarto. Boh. Ah, io devo dire che questo blush mi piace perché
però è sempre un po' troppo rosa. Io preferisco sempre un po' l'aranciato rispetto al rosa. Stavo per dirti, questo è troppo aranciato. Per me, tipo, è un po' color mattone, quindi andrò a sfumarlo col pennello della cipria. Aspetta, io vado a fare anche... Ok, io... l'highlighting e utilizzo... E io gli ho dato due alternative, una sobria e una no. La 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 Berlin di Catrice, che è... l'opzione non sobria. Non sobria. Rosa o blu. Che è veramente molto beauty, molto carina. Io questa di Burberry non ve la faccio vedere dritta perché dentro è rotta. Sì, ho rotto la poder, però beh, il packaging, come ho già detto, è ecco, fantastico. Però non voglio inclinarla per farvi vedere il colore prima, esatto, di creare danni. Anzi, lo prendo dallo specchio, guarda che comodità. Esatto, prendere dallo specchio e stai attenta perché è un po' polverosa. Ok. Ti piace? Mi piace, mi piace. Il colore è sobrio, come nel tuo stile, ovviamente un po' sobrio. Questo invece è perfettamente non sobrio come nel tuo stile. Però mi piace come illumina. Sì, è molto bello. Io faccio anche un po' Rudolph. Beh, quello sembra. E sull'arco, qua. Di Cupido? Di Cupido. Ok. Che poi lo sai che lo coprirò con lo set, probabilmente. Però tra... Però un minimo, boh, mi piace sempre. Le sopracciglia, mancano le sopracciglia, guarda che qua, cioè è quello il problema. Bene, andiamo a utilizzare questa matita di Catrice che è ovviamente molto più scura del mio colore, ma... E i suoi molto più chiari del mio. Esatto, è Slimmating Ultra Pants Precise, non so pronunciarlo, non so. Questo, nemmeno io. Io non ci provo, vabbè. È molto precisa. Esatto, è molto precisa, ha l'appennino sottilissimo e quindi... Queste però le facciamo off camera. Ok. Perché non mi sembra. Io invece uso quello di Essence, il mascarino, giusto? Mascara. Sì, è Make Me Gel Brow. Mascara, Make Me Brow. E la matita di NYX. La Powder Pencil. Brava. Io potrei fare la challenge, quella che hanno iniziato adesso tutte le youtuber di Basic Gaia. Ah sì, quella no, che chiami le cose con il nome loro. Sono super brava. La matita sopracciglia marroncina. Ok, abbiamo messo anche il rossetto già che c'eravamo. Esatto, abbiamo concluso con le tinte labbra. Esatto, e vabbè, le sopracciglia di tue ora sono molto più scure. Sì, sono scurissime. Però vabbè, dai, ok, nell'insieme no, ci sta. No, cioè, sì. E le mie scuro. Sono leggermente più chiare, però ce le ho talmente scure che schiarirle è tipo un'impresa da Dio. E mi sta cadendo anche un bel cerchietto adesso. Toglilo, toglilo, basta cerchietti. Esatto, abbiamo finito praticamente. Esatto. Anzi, senza praticamente, abbiamo finito. Abbiamo finito. Oh, l'unica cosa che manca da fare è un momento... spray. Esatto, godurioso. Quindi direi fix spray, uso il Prime and Fine, che mi ha fatto provare gentilmente lei, ed ha un effetto matte. Super opaco. Infatti di solito ogni tanto rimetto l'illuminante sopra. Guarda come sei extra. Sì, sono veramente te in questo momento. Do We Finish Long Lasting Long Tenue di NYX. Di NYX io ho provato veramente poche cose, in verità. Bello però. Su alcune cose è una delle mie aziende preferite, su altre è un po' meno. Piace. E niente. Bene, quindi abbiamo provato, testato i preferiti l'una dell'altra. Esatto. Come ti sei trovata? Bene. L'unica cosa è il rossetto, che mi sa che io e te abbiamo scelte di formulazioni diverse. Diverse, però mi sa che la formulazione del tuo mi piace di più di quella che c'hai su tu. Perché questo rimane leggermente cremosino. Sì, da allora devi aspettare che si asciughi. Non è ancora asciutto del tutto. Io preferisco quelli che come li metto 20 secondi dopo è asciutto, perfetto, posso fare tutto. Questo, che è quello che mi hai fatto provare tu, è veramente stupendo. Dopo 2 secondi che l'ho messo, tu. Flormar, quello che vi ho detto. Ed è un'azienda italiana, mi dicevi? Sì. Che cosa figa, sosteniamo le aziende italiane. E il negozio è in Spagna, in Italia non hanno negozio. No. Vedi? Vendono perché come Avon. Perché? Perché non vengono sostenuti. Esatto. Quanto gli costa l'affitto di un negozio. Esatto, infatti. E quindi adesso sto cercando una rivenditrice Flormar per comprarmi altri rossetti liquidi perché li amo troppo. Quindi magari qualcuno li scriva qui sotto. Ecco, esatto. Se c'è qualche rivenditrice Avon nei pressi di Monza e Brianza, in questa provincia, scrivetemi che io sono pronta a comprare. E quindi niente, noi vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao.